Siamo qui al CNEL, mi fa piacere di avere questa occasione per la firma della collaborazione tra l'Associazione Nazionale Presidi e CNEL e attorno a questa anche parlare un po' delle tematiche che sono sottostanti, che su cui si è anche incentrato il convegno che è programmato. Da parte mia voglio solo dire questo, il CNEL cura i temi del lavoro e dell'impresa e vuole contribuire con altri a migliorare la qualità sia del lavoro sia dell'impresa. E per questo abbiamo avviato molte collaborazioni con istituzioni di vario genere perché pensiamo che contrariamente a quanto si fa spesso nel nostro paese, sia importante che le istituzioni lavorino insieme. Poi voi siete un'istituzione, sia pure appunto di carattere associativo. E quindi noi abbiamo convenzioni con il Ministero del Lavoro, con le agenzie del medesimo, e abbiamo come compito, e qui vengo vicino al nostro argomento, proprio per legge, di seguire le aree della attività pubblica che sono più importanti per lo sviluppo del paese. E in quest'anno vogliamo concentrare questa nostra attività sui temi della scuola e sui temi in particolare dell'alternanza tra scuola e lavoro, che come è noto è un progetto avviato da poco, mentre in altri paesi lo è da molto tempo, e penso che sia importante che tutti collaboriamo, la scuola, l'impresa, il CNEL che ha dentro di sé sia esperti e sia rappresentanti del lavoro e dell'impresa, perché questo, che è un pezzo importante della politica di formazione dei giovani nel futuro, vada al meglio. Quindi questo è l'obiettivo generale. Chiederei a lei di dire come vede questa collaborazione e poi magari approfondiamo qualche aspetto. Certo, allora, buongiorno a tutti, naturalmente come ANP siamo sempre stati impegnati nella valorizzazione della scuola pubblica e del patrimonio di conoscenza che essa porta. Riteniamo che la scuola abbia nelle sue mani il futuro del paese, quindi pensiamo che debba essere destinataria di un interesse elevato da parte di tutta la collettività. Ci onora poter oggi collaborare e cooperare effettivamente con il CNEL, sia per la rilevanza costituzionale dello stesso che per l'attenzione appunto dedicata nello specifico di questo accordo alla tematica dell'inserimento nel mondo del lavoro, diciamo così. A volte si forza la mano e ci si scaglia da parte di vari commentatori contro l'idea di una scuola che debba formare al lavoro. E infatti non è questo lo scopo della scuola, però non bisogna neanche negare il valore dell'inserimento nel mondo del lavoro e quindi non si può neanche pensare a una scuola che sia avulsa dal mondo del lavoro o che prepari dei giovani che poi vadano a fare non si sa bene che. Quindi noi riteniamo che ci sia un valore aggiunto nel mettere insieme l'apprendistato o l'alternanza scuola-lavoro introdotto di recente dalla 107, o meglio riproposto dalla legge 107, perché questo appunto consente di fare sinergia. Riteniamo che per i ragazzi vedere, andare su un posto di lavoro, vedere quali sono le logiche di quel posto di lavoro abbia un significato didattico notevole e quindi non è un qualche cosa che va contrapposto allo studio teorico. Riteniamo che sia una cattiva eredità di un certo modo accademico, astratto di intendere la cultura, quella di contrapporre la cultura al lavoro. Invece questi due aspetti sono integrati nella scuola per quanto riguarda lo sviluppo della personalità dei ragazzi. Quindi la scuola e l'ANP sono impegnate nello sviluppare i ragazzi, nel tirar fuori da loro il meglio che è possibile. Riteniamo che un'esperienza più a tutto tondo possa essere più utile da questo punto di vista. Le parole che ho appena sentito mi confermano che questa è un'area di collaborazione molto importante. Vorrei leggere solo 2 righe del nostro protocollo d'intesa che firmiamo tra poco, cioè sulle finalità, perché mi sembra che chiariscano bene la portata dell'impegno. Perché noi, l'Associazione Nazionale Presidi, vogliamo che i due mondi,
collaborano pur avendo dei ruoli diversi, ma perché hanno delle finalità anche di interesse generale entrambi, perché si dice la scuola come soggetto propulsivo delle comunità anche e dei rapporti con le istituzioni, cioè non è solo una trasmissione di conoscenze, è anche un'educazione alla comunità e quindi questo interessa molto anche a me. E dall'altra parte l'impresa come soggetto portatore di valore sociale in una prospettiva di sviluppo equo e sostenibile. Quindi anche lì l'impresa non è solo una produzione materiale, ma è una creazione di valore, anzi adesso gli studi sull'impresa più recenti che anch'io seguo parlano dell'impresa come commons, addirittura come essa stessa, come comunità. E poi qui si sottolinea l'alternanza scuola-lavoro come strumento formativo in cui si coesiste, fanno coesistere conoscenze e competenze utili allo sviluppo della persona e del lavoro. Quindi mi sembra che non è una banale, come dire, avvicinamento di due fasi per gli studenti degli ultimi anni, è un incontro e una comunicazione tra mondi, insomma, che sono portatori di valore. Effettivamente, come lei diceva un attimo prima, fa professor Giannelli qui, noi andiamo un po' contro una tradizione che invece tendeva più o meno consapevolmente a considerare i due mondi o separati comunque in sequenza temporale, uno prima è tutto scuola, sì, poi dopo parla, tutto lavoro, non è vero, si vede che invece una combinazione fatta in modo intelligente importante. Questa mattina io ero al convegno dell'Union Camera dove si parlava delle prospettive future delle professioni e quindi anche di come far sì che la comunicazione tra i due mondi eviti o riduca un fenomeno che invece è molto diffuso, quello del mismatch, cioè di competenze che sono richieste per lo sviluppo del paese e che non si trovano mentre abbiamo la disoccupazione. Questo è uno spreco che non possiamo permetterci. Quindi l'intelligente comunicazione e commistione di esperienze è assolutamente importante. Tra l'altro, anche lì si diceva, a proposito, non è che la scuola deve formare i falegnami piuttosto che gli ingegneri, neanche quelli, ma perché ormai più che mai nel futuro del lavoro e anche della ricerca, è quelle che si dice le competenze trasversali, che sono proprio di uomo, le soft skills sono la base di tutto, che non è insegnare una specifica professionalità, che questo viene dopo, viene con gli strumenti successivi. Per cui ecco, io credo che questa sia una attività da svolgere, vedremo come, qui si prevede nella collaborazione, nella convenzione di comitato operativo paritetico, perché ci sarà da discutere, ma anche magari da suggerire alla pratica, che voi conoscete più direttamente di noi, quali possono essere i modi per migliorarla e per diffondere le buone iniziative che ci sono in giro per l'Italia. Quindi mi sembra una buona occasione per partire, vi faccio tanti auguri, anche perché voi siete tanti, siete impegnati in prima linea e so quanto sia difficile anche con questa serie di cambiamenti, di riforme che bisogna mettere a regime. Assolutamente sì, tra l'altro stamattina, oggi è il 16 maggio, abbiamo assistito alla presentazione del rapporto annuale dell'Istat, dove è stato messo in luce un aspetto particolare, quello dell'importanza delle reti sociali nel futuro per non sentirsi isolati. È stato detto, è stato dato testimonianza della correlazione esistente tra il più elevato livello di studi compiuti e la disponibilità di un lavoro e la maggiore attitudine a essere parte di una rete. Allora, per le persone intendo, quindi una maggior competenza negli studi e nell'attività lavorativa e la disponibilità di un lavoro contrastano il fenomeno dell'isolamento sociale. Quindi possiamo dire che in una società quale quella odierna, più liquida, più incerta, più fluida, la possibilità di avere un maggior numero di relazioni con i nostri simili funge da antidoto. E quindi ringrazio il professor Treu per aver voluto siglare insieme a noi questo accordo e siamo sicuri che avremo degli sviluppi molto interessanti che potremo raccontarvi in futuro. Direi che molto presto, oltretutto noi come CNEL abbiamo già cominciato a dare il nostro contributo, ci sono già gruppi di
studenti che vengono a fare alternanza qui da noi, non siamo una fabbrica, ma siamo pur sempre un'organizzazione dove si può svolgere il lavoro intellettuale, in particolare di ricerca. Quindi grazie, allora se siamo d'accordo firmiamo questa con la firma. Convenzione che ci permetterà di lavorare insieme. Eccoci qua, allora firmi lei prima che è autorevole ospite. Ah sì, la... Ecco, benissimo. Grazie e grazie. Buon lavoro e buon incontro a tutti. Buon convegno, buona giornata.